Nuovo presidente e da novembre una nuova tratta di nuovo firmata Ryanair per ripristinare, almeno in parte, un rapporto pluriennale che si era interrotto nei mesi scorsi. L'aeroporto regionale dell'Umbria gira pagina. Dopo l'uscita di scena per dimissioni di Mario Fagotti, l'interregno di alcuni mesi turbolenti, con il disimpegno della compagnia low cost irlandese e il passo indietro di Alitalia, il San Francesco apre un nuovo capitolo. A partire dal nuovo presidente Ernesto Cesaretti, chiamato a guidare la SASE Umbria, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, imprenditore assisano, la cui azienda è poche centinaia di metri proprio dallo scalo umbro e anche presidente di Confindustria regionale. Oltre a Cesaretti sono stati confermati per presenza il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni e Mauro Agostini, direttore di Sviluppo Umbria. Faranno parte del CDA anche l'avvocatessa Laura Tulli e Umberto Golinelli, esperto di aviazione ed ex direttore dell'aeroporto di Bologna. La presentazione è avvenuta in conferenza stampa nei locali dello scalo ubicato nell'Interland di Assisi. Nei giorni scorsi il nuovo presidente ha effettuato un sopralluogo allo scalo aeroportuale insieme al direttore Pier Vittorio Farabi. Già oggi, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che tutta la compagine degli industriali dell'Umbria è fortemente coinvolta per sostenere l'aeroporto San Francesco di Assisi. Mai stato un disaccordo, una piccola titubanza sul fatto di avere un privato che rappresentasse la SASE, perché per statuto è necessario che il presidente sia di una estrazione privata piuttosto che di una estrazione pubblica, la quale è come Sviluppo Umbria, come Camera di Commercio. Quindi era logico che ci dovessero. Ora, che sia la mia persona o un'altra, questo era poi da decidere. Hanno deciso su di me e farò questo sacrificio, perché per me è un sacrificio, non è un vantaggio, quindi certo mi dedicherò il più possibile, perché sono convinto che l'aeroporto merita e l'Umbria merita questo aeroporto. Si parla di un coinvolgimento esterno, sia un nuovo socio che sia interessato a quello che lei ha definito un aeroporto modello. Io spero che sia più di uno, perché uno solo non basterebbe. C'è l'interessamento di varie opportunità, quali sono altri aeroporti, oppure privati o compagnia, ma questo lo faremo strada facendo, perché è ovvio che prima l'aeroporto dovrà entrare in una fase di profitto, perché sennò nessuno se lo prenderebbe. Sensibilizzerà i suoi colleghi e gli imprenditori umbri per lanciare veramente questo aeroporto? Ma loro sono già sensibilizzati, perché se ho deciso di prendere questo impegno è perché sono d'accordo con loro, e anzi mi hanno spinto a farlo proprio per avere una diretta responsabilità e quindi un diretto sviluppo su questo aeroporto. Alla regione che diciamo? Alla regione credo che siano contenti, perché sono stati loro che nell'assemblea hanno indicato il mio nome, e io le ringrazio, anche se è un onere, come ripeto. Cosa chiediamo? Alla regione? No, chiediamo la stessa cosa, cioè che continui ad avere fiducia nell'aeroporto, perché sono convinto che sia un punto cruciale per l'Umbria, come lo sanno già, quindi non c'è neanche bisogno di ripeterlo. Ma la conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare un'altra novità che riguarda le tratte legate allo scalo umbro. Partirà il 1 novembre prossimo il nuovo collegamento aereo della Ryanair tra l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi e Catania. I voli sono previsti 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, con partenza alle 17:30 da Perugia. Un nuovo volo, ha spiegato Farabi in conferenza, che va interpretato come un segno di fiducia da parte di Ryanair nei confronti dell'aeroporto dell'Umbria, della SASE e del territorio. Uno degli obiettivi, ha aggiunto Cesaretti, è di proseguire l'andamento positivo che ha questo aeroporto grazie ad una gestione soddisfacente. Lo dimostrano sia i numeri di bilancio, il deficit è calato arrivando attualmente intorno a 600-700 mila euro rispetto circa 1,5 milioni da cui era partito, sia la serie di contatti nazionali ed internazionali messi in atto. Cesaretti ha poi spiegato che l'obiettivo più a lungo termine è di portare in 2-3 anni l'aeroporto in pareggio, per poi dare una svolta alla situazione anche proprietaria ed associativa. Considerando anche lo stato generale degli aeroporti che abbiamo intorno, ha aggiunto, possiamo immaginare che il nostro scalo possa diventare un punto di attrazione per tutta l'Italia centrale.
Al netto di tutti i tagli che erano stati annunciati da Ryanair in precedenza, conclusi invece Farabi, il trend è positivo e le rotte che sono rimaste si stanno comportando meglio anche degli anni passati. I voli per Trapani sono già pieni da qui fino alla fine di agosto e stessa cosa sta succedendo su Londra. È chiaro che c'è un deficit di offerte e quindi ci sarà anche un deficit di passeggeri, ma con l'ingresso di Mistral Air per le rotte per Tirana, Cagliari e Bari e con Ryanair che da novembre parte per Catania, pensiamo di recuperare una parte delle perdite che avevamo preventivato ad inizio anno. E per il futuro si guarda anche ad altri mercati, come potrebbe essere la Russia ed Israele, soprattutto per attività di charter incoming, voli che portano turisti a visitare l'Umbria.